Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Platino Randomizer Nuzlocke. Nuove catture? Forse? Dopo questo strumento una pietra solare? Buon per noi? Sì! Bene, 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 bene. In ogni caso, Honchkrow, nello scorso episodio abbiamo raggiunto Mineropoli e basta così. E in questo episodio usiamo... Onda Shock, non dovrei... Che fortuna che ho usato Onda Shock. Mamma mia, Onda Shock non può mai mancare per quello. Bene, in questo episodio affronteremo il capopalestra di Mineropoli e spero tanto di riuscire ad arrivare al Giardin Fiorito, perché altrimenti sto qui 100 anni. Scudo acido. Guarda, un Honchkrow non mi dispiacerebbe affatto. Anzi, io adoro Honchkrow come Pokémon, ma... Fortunatamente vige la regola che non posso cambiare Pokémon finché un Pokémon della mia squadra non va KO. Ergo, non posso cambiare Pokémon. Usa minimizzato quante volte vuoi, ciccio. Se non ti mando KO con Onda Shock, ti catturerò. Ti farò mio. Farei parte del mio box PC per l'eternità. O forse no, in base a se i Pokémon vanno KO oppure no, appunto. Allora, Monster Ball. Pokéball. Vai. E zero. È un Honchkrow. Avrebbe senso scappasse minimizzato. Ok. A quanto pare si fa così piccolo che non riesco neanche a vedere dove lanciare la Pokéball. I Pokémon già evoluti sono un bel problema da catturare. Quindi uno. Quindi due. Quindi tre. Quindi catturato. Appena ho detto che era un problema, si fa catturare. Standard. Standard. Honchkrow. Ok, perfetto. Dati. E ho già in mente il nome, non c'è bisogno di aspettare o fare tagli, perché questo Honchkrow si chiamerà... No, così. Alternis. Dov'è la S? Eccola qua. Chi ha giocato a Bravely Default sa. Chi non ci ha giocato, giocateci. È un bel gioco. E altri Pokémon. Avrei potuto catturare un Poliwhirl, ma ormai... è troppo tardi per noi. Sapete una cosa? Mi sa che Kara la lascio... Kara non la lascio da parte perché va KO in questo istante, vero? O non è molto efficace? Perché non è molto efficace? È idrocannone. No. Fuga? Oh, grazie. Poliwhirl ha quell'abilità che rende le mosse di tipo normale sempre? Questo sì che è un colpo di fortuna. Davvero un grande colpo. Abbiamo repellenti, perché non li uso? Un grande colpo di fortuna. Repellente max, ok. Andiamo avanti, affrontiamo gli operai. Andiamo avanti, fine. Eccoci qua. Allora, vediamo un po' se ho fatto bene a scegliere di mandare in campo Slider. Tanto per dire... Kara non la voglio usare. O meglio, non conviene usare Kara per il momento. A questo momento del gioco, quasi nessuno ha 6 Pokémon, ok? Quindi vorrei concentrarmi almeno su 5 Pokémon. Oh! Al posto di 6? Perché così dovrei riuscire ad allenare almeno quei 5 meglio di quello che potrei fare allenando anche Kara. Quindi devo stare attento. Vigor colpo! Beh, non mi lamento, per niente proprio, guarda. Va bene, breccia e smash. Ciao ciao Dewgong. Quindi Kara resterà a livello 5 per un po'. Non voglio fare allenamenti off camera. Però, quando è che prendo il condiviglio esperienza io? Un po' più in là, vero? Sì. Vedremo, ok. Profumino non è male come mossa, poteva esserci di meglio, ma non importa. Va bene. Sei senza parole, eh? Quindi Kara la allenerò... dopo la palestra per conto mio, se ne ho il tempo, quindi in maniera molto scialla. Bene, usiamo un po' spaghetti e gli altri. Wombo combo. Quindi Kara, mi dispiace davvero un sacco, ma per il momento, almeno finché non finisco la prima palestra, Terror Panno non ci serve, grazie. Non posso proprio usarti, non conviene più che altro. Allora, Pedro, giusto? Sì, lo so, la mossa è Mene spacca roccia, indovina un po', spacca le rocce. E tu sei il capo palestra, vero? Esatto.
Va bene, allora, ecco qui un altro strumento. Miele. Io adoro il miele, mi piace un sacco il miele. E eccoci qua, un'altra lotta. Allora, cosa molto rapida ed importante. Sto anche non allenando Kara per la semplice motivazione che ho i Pokémon forse di livello troppo alto per catturare i Pokémon del percorso sopra Giubilopoli, che se non sbaglio esplorerò oggi. Quindi conviene avere un Pokémon di livello basso. Sintesi. In sintesi. Ok, ce la farò, prima o poi. Dovevo bere più caffè oggi? Sì, forse, non importa. Metal testata. Ciao Hitmonchan. Hitmon, ciao. Aiutatemi per favore. Livello 10, nice. Ok, bene. E Bagon. È un Bagon, abbiamo Wombo Combo. Perché non sfruttare Wombo Combo? Ok, Wombo Combo. Sonia. Aspetta un attimo, Bug Catcher. Praticamente questo non è un operaio, è un pigliamosche. Ok, e si chiama Sonia, aggiungerei, vabbè. Ciao ciao Bagon. Wombo Combo sale al 10, si spera, perfetto. E adesso mi sa che ci conviene fare un taglio. Ci vediamo direttamente a Mineropoli perché devo fare parecchie cose oggi. Inoltre non abbiamo fune di fuga, quindi ci vediamo fuori, ok? Bene. Ed eccoci qui, pronti per affrontare la prima palestra. Non ho intenzione di saltare le lotte qui, quindi andiamo. Eccoci qua. Più che altro, ripeto, esperienza gratis. Perché rifiutare esperienza gratis? Va bene, ho messo in campo Dynablade, quindi credo di aver fatto abbastanza bene. Dynablade, eccoti qua, mia cara. Vai con uovo bomba, se ci riesci. Bravissima. E danno lo fai, ok. Mi sono fatto male, ma non importa. Uovo bomba. Oddio, se manca uovo bomba potrei avere problemi. Ok, bene, nessun problema. Localizza. Non hai mosse KO in un attacco, vero? Ok, non importa. Perfetto. Fiuff. Mamma mia. Nidoqueen è esausto. Esperienza che non ci fa salire. Invece sì, a livello 11. Nice. E basta così. Vero? Vero? E invece no, livello Dynablade. Sei stupenda. 13? No, ok. Troppo, Comunque... andiamo già al prossimo, però cambiamo Pokémon. Mandiamo in campo Slider, conviene? Sì, sto allenando tutti quanti tranne che Kara. Mi sembra brutto allenare tutti tranne che Kara, intendo. Però, ripeto, c'è una logica secondo le mie azioni. Va bene? Quindi, lottiamo contro Dudley. Sei il cugino di Harry Potter per caso, Slider? Ok, Slider. Bora. Bravissimo cagnolino. Chi è il mio cagnolino carino di tipo fuoco che usa mosse ghiaccio? Sei tu, ok. Congelato. Nice. Che cosa bella quando succede, vero? Vabbè, breccia? Cioè non posso fare altro. Smash. Vorrei far notare una cosa però. Abbiamo Pigro su un Pokémon. Abbiamo Luce Lunare su un altro. Abbiamo Buon Latte come MT. Ci manca solo Cova Uova e un'altra mossa che adesso non mi ricordo qual è. Però sì. Sì. Recover, ok. Ripresa, ce l'ho fatta. Breccia. Quanto è carino Sentret. Oh, mi dispiace buttarlo giù. Io adoro i Sentret, quindi sì. Oh. Hai... ok, non adoro più i Sentret. Fa male? Oh, non mi ha paralizzato, quindi almeno. Però sì. Breccia. Bam. E ciao ciao Sentret. Mi conviene andare a curarmi, vero? Sì, conviene davvero un sacco. Quindi ci vediamo dopo la mia rapida cura. Slider, nice. E ciao Dudley. Ok, sono finalmente pronto per affrontare il primo capopalestra. Dunque, ho messo al primo posto Wombo Combo. Spero di non pentirmene, ok? Detto questo, affrontiamo Pedro, capopalestra duro come la roccia. Anche se probabilmente non avrà Pokémon roccia e non si chiama Pedro. Infatti si chiama Jasmine a quanto pare. Va bene. Lottiamo. Jasmine, capo. Ok? Che manda in campo Wishmoor. Ho letto bene? Wishmoor, quello. Ok. Allora, Wombo Combo. Prego. Zuccata. E manco il colpo. Osso Clava. Ok.
Va bene. Non è Ossomerang. Mi sa che ci conviene usare veleno in puntura, così almeno non manco. Magari posso anche, non lo so, avvelenare l'avversario, sarebbe l'ideale. Ok. Allora, veleno in puntura ancora. Nice. Avvelena. E perfetto. Ok, finché... Oh, hai anche tu mosse di tipo veleno. Va bene, non importa quello che faccio, tanto appunto la pozione stava per arrivare. Veleno in puntura. E ciao, ciao, quasi Wishmoor, vero? È un PS? Lo sapevo. Vabbè, Raggio Aurora, tanto per concludere in bellezza. Ciao, ciao, Wishmoor. Ok, non è che per caso salgo anche di livello, sono molto underlevelato per questo punto di gioco, quindi potrei avere qualche problemino. Bene, Wombo Combo vuole imparare Fuoco Pugno. Sicuramente è meglio di altre mosse che abbiamo, tipo Rintoccasana, quindi vai. Uno, due e... Puff. È vero, Rintoccasana può essere comoda, ma abbiamo i centri Pokémon, quindi non dovrebbe essere un grosso problema. Vai il Plume. Ok. Potrei mandare in campo Spaghetti. Abbiamo Bora però, ok? Se colpisco con Bora, dovrei farcela. Sperando che non abbia mosse di tipo acqua. Io me le sto chiamando queste cose. Prima o poi succederà e sarà un grande casino. Hai tracciato cuor deciso? Ok, Bora! Bravissimo! Chi è il mio bellissimo cagnolino? Chi è? Tu sei il mio bellissimo cagnolino. Ok. Congela? No, Coda di... Ah. Coda di luce può essere problematico perché non aumenta di 2 l'attacco, ma di 3. Non mancare Bora? Ok. Bravissimo il mio cucciolone. Bora. Che poi è divertente perché abbiamo un cane che usa mosse di tipo... ghiaccio ed è un cucciolone. Bello, no? Ok, Bora ancora. Sei congelato, non puoi muoverti. Quindi ciao ciao Vileplume. Ora, l'ultimo Pokémon che ha. Dovrebbe essere di livello 14 se non mi ricordo male. Però stiamo attenti, ok? Level up, per forza. Sì, livello 11, nice. Che poi dobbiamo ancora... Oh mio Dio, quanta roba devo ancora fare oggi. Sì, Numel. Cambio Pokémon, devo sbrigarmi in effetti. Abbiamo parecchie cose da fare. Mi conviene mandare in campo Dynablade. Sì, perché no, vai. Ok, Dynablade. Abbiamo Fango Sberla, quindi. Numel. Livello 14, sei molto perspicace, Jasmine. Perché sì, lo posso fare. Fango Sberla. Danno lo faccio. Cala la precisione, ok. Ora, Tossina. Ah, in effetti, mi è appena venuta in mente una cosa abbastanza pericolosa. Intanto, ovviamente, cosa? Scapocciata? Aumenta la difesa. Mi conviene cambiare Pokémon? Mi converrebbe, tanto per sicurezza. Pokémon con difese alte non ne ho. Abbiamo Kara, ma non abbiamo volo. Potrebbe mancare. Cambio Pokémon, vai. Mando Slider. Sì, ok. Vi spiego. I Pokémon avvelenati, se vengono mandati KO dal veleno, mi sa che contano come sconfitte. Contano come sconfitte. E la cosa non è molto buona per noi. Bora. Funziona, anche con i Pokémon di tipo terra fuoco. Quindi vai. Ok, congela. No, capocciata. Non mi ricordo se l'aumento di difesa permane per la battaglia o dura solamente finché non si usa capocciata. Quindi mi sa che uso l'ultima Bora che ho e non lo manco. Che cosa succede? Non lo so, ma non importa. Vai. E ciao ciao Numel. Perfetto. Abbiamo sconfitto il primo capo palestra, Jasmine. Ok. Cosa? Così non va. E invece va. Per me va. Va benissimo. Ok, allora. Eccoci qui. La medaglia. Dai. Carbone. Inoltre, sì, lo so. Ok, l'MT76 che non è mai Levito Roccia. Ok, vediamo un po' che cosa è. Sì, lo so, grazie. Allora, dovrebbe reggere fino al centro Pokémon. Cosa è questa MT? Oh. Ho sospirato così forte nel microfono che ho fatto impazzire l'audio. Ancora. Comunque sì. Ho! È fen di spazio e stavolta mi sono girato per dirlo. Mamma mia,
Qualcuno la impara? Sarebbe bellissima come... come cosa? La tengo per la fine della serie, mi sa. Quando un Pokémon davvero forte impara questa mossa... E intanto è diventata notte. Bene. Userò quella mossa, fine. Quindi, ora mi curo rapidamente. E non è finita qui. Kara è di livello 5. Non voglio allenarla off camera, ma abbiamo due catture da fare oggi. Quindi sì, tre. Tre catture da fare oggi. Tre catture da fare. Perché sì, c'è un percorso qua sopra. Quindi, Kara, mia Kara, vai avanti qua. Ok, così almeno non mandi KO nessun Pokémon avversario. E vediamo un po' il Pokémon di oggi. Il secondo Pokémon di oggi. Eccolo qui. È un Quillfish di livello 7. Beh, se non ha mosse di tipo... Oh, siccità. Anche se hai mosse di tipo acqua, la cosa non mi dà fastidio allora. Vai con Onda Shock, Rapid Scambio, non ho mosse, non ho strumenti più che altro. Vai così. Biu. Ora, se non lo mando KO... Nice, ok, posso usarne un altro allora. Proviamo a catturare questo bellissimo Quillfish. Colio morso, non ho bacche, non mi fai niente, quasi niente, Onda Shock. E boom, perfetto. Allora, quanti minuti siamo? Dovrei raggiungere Giardin Fiorito se mi ci impegno. Dovrei, ok? Allora, dov'è Pokéball? Vai, Monstabur, su il Pokémon Pesce Palla. Ok, vai, 1, 2, 3. Catturato, perfetto. E ho già in mente un nome. Oh sì. È molto stupido e molto facile, ma appena l'ho visto ci ho pensato, quindi perché non dargli quel soprannome di 4 lettere che comincia per F e finisce per Ugo? Sì, lo chiamerò Fugo. Lo so, non ha senso, ma mi piace. Fugo. Non so se è il nome giapponese del pesce palla, però in ogni caso date il benvenuto a Fugo. Zoom lente. Se una cosa, mi sa che comincerò a dare alcuni strumenti ai miei Pokémon. Cominciando con... dov'è? Zoom lente a Dynablade. Perché... oh sì, uovo bomba colpirà più spesso. Te l'ho già detto. Devi cercare di resistere un po', cara. Però mi servi per altre cose. Sei la mia cara... ok, dai, basta. Se non sbaglio c'è... oh, Ekans! Se non sbaglio c'è un'altra cosa da fare adesso... non a Giardin Fiorito, sempre a Mineropoli, quindi non posso ancora tagliare. E invece taglio lo stesso, ok. Sì, abbiamo preso la medaglia, dobbiamo andare ad Evopoli. Ci vediamo adesso direttamente a Coso. E per Coso intendo Giubilopoli, perché non voglio mostrarvi la strada di ritorno. Anche se potrei scendere nel Varco Mineropoli, però abbiamo già catturato dei Pokémon qui, quindi è un po' in... è un po' inutile. Bene. Ed eccoci finalmente tornati a Giubilopoli. Allora, cosa molto rapida. Il contatore dei passi è diverso perché alla fine ho ceduto un po'. Mi dispiaceva per Kara e quindi ho camminato un bel po' nel Varco Mineropoli per provare ad allenarla un po'. Il problema è che non ho trovato tipo nessuno per non sapete quanto tempo e non so neanche io il perché. Tuttavia, adesso è di livello 6. Ho messo Ambrosia al primo posto perché voglio usare un po' lei adesso. Però sì, in sintesi ho sconfitto... chi ho sconfitto? Mi sembra un Mr. Mime e un Sudowoodo. Ora è a livello 6. Same? È a livello 6, punto. E basta così, ok? Detto questo, adesso finalmente è arrivato il momento di incontrare le reclute del Team Galassia. Oh mio Dio! Finalmente! Allora, io vorrei remake solamente per un motivo. Ascoltare le host, le soundtrack, è uguale, del Team Galassia rifatte. Perché, mio Dio, di quarta gen probabilmente sono alcune delle migliori host. E non è uno scherzo. A me piace molto ascoltare musica Pokémon in generale, anche quando non faccio niente, quindi... sì. Allora, adesso Rowan tipo si arrabbia. Non bighellonate in giro senza motivo. Non interrompere qualcuno che sta parlando. Interrompete, è uguale. Se non ottenete quello che volete, non alzate la voce per sembrare più minacciosi. Non credete di essere forti solo perché siete in gruppo. E poi, che razza di assurdi vestiti sono quelli?
A me piace il vestito del Team Galassia, però, quindi... mea culpa. Vabbè, sì, ok. Parlate, bla bla bla, vogliamo le tue ricerche? Lottiamo in doppio! Team Galassia di Wayne Rocker e Wayne Rocker che mandano in campo Ho-Ho e Ninkada. Benissimo! Lei ha Gorevis. Ok, allora, quante possibilità ci sono che Ho-Ho abbia mosse di tipo fuoco? Alte. Mal comune su Ho-Ho sia. Spero di aver fatto bene. Gorevis, sfoga il colpo. Ti prego, colpisci Ninkada almeno. Non colpire Ho-Ho. Ok, grazie. Chissà quanti PS ha, perché Ho-Ho in realtà è un Pokémon molto resistente, disse lui. Ambrosia, livello 11. Buon per noi. Ok. Mal comune. Ok. Non più resistente di Ambrosia, a quanto pare. Conviene cambiare Pokémon? Ni. Non ha mostrato mosse fuoco, quindi andiamo con Dragofuria, perché mi va. Dragartigli. 1 e 2. Il punto è che vorrei davvero tanto evitare di lottare da solo contro un Ho-Ho, quindi colpisci. Fulmindenti, bravissimo Gorevis. Paralizza? Nah, ok, allora combo suprema. Gelo, no, dai, scarica, lo manda KO e basta, no? Spero di aver fatto la scelta giusta, di non aver mandato KO Gorevis così a caso, però sì. Discharge. Ok, era un legge... Come? Ok, gelodenti. No, gelodenti. Non voglio rischiare. Ho visto che scarica non gli ha fatto niente. Non mandarmi KO Ambrosia. Oh, il danno lo fai, però gelodenti però non manca, quindi ce l'ho fatta. Ciao, Ho-Ho. Dammi un bel po' di punti esperienza e andiamo avanti. Anche perché nel prossimo percorso, oltre a tot allenatori, Onda Shock non ci serve, abbiamo scarica, quindi... oltre a vari allenatori che devo affrontare, posso non imparare Onda Shock, grazie. C'è anche un Pokémon da catturare. Oh sì, non me ne sono affatto dimenticato, quindi adesso vedremo un po' che Pokémon posso catturare qui nel prossimo percorso. E poi forse interromperemo l'episodio. Non so quando interromperò l'episodio, tanto per dire, questa parte la taglio, è lunghissima, è solo testo. In sintesi, ehi, Rowan, studia l'evoluzione, perché non vai a prendere le medaglie? Ah, giusto, poi arriva anche questo tizio che ci dice, ehi, sono di Jubilo TV, tieni questa cosa che non ti servirà mai in tutto il gioco. Seriamente, sono parti inutili, le ho tagliate perché ho fatto io il riassunto, insomma. Allora, qui c'è una Squamadrago. Però... perché non usare un po' Spaghetti? Ok. Ah no, aspetta, devo catturare un Pokémon. Cara, vai tu. Ok. Cominciamo. Il Pokémon di questo percorso è... un Blissey. Sapete che conviene non catturarlo e sconfiggerlo? Anche perché mi sa che non riesco a... perché con Onda Shock ci metto i secoli. Però conviene in realtà provare a catturarlo. Ok, proviamo a catturarlo. Perché Blissey dà di solito un sacco di punti esperienza. E conviene in realtà attaccare Blissey per... oh mio Dio. Pugno d'ombra? Mi sa che sono costretto ad usare allora presa. Conviene attaccare Blissey per prendere i punti esperienza extra, ma... è di livello 5, non credo cambi troppo la cosa. Qualcuno deve stare attento. Me. Io devo stare attento. Ok. Fuoco a pugno. Fortuna che sono in parte roccia. Ok, allora. Pokéball, vai. Monster Ball. È normale, catturare così tanti Pokémon all'inizio gioco. Ci sono tanti percorsi, soprattutto in quarta gen. Ho catturato Blissey senza neanche... un po' di fatica. Che fortuna, mamma mia. Ok, Blissey catturato. Ah, sì, mi sono appena ricordato che ho sbagliato il nome di Quillfish. Avrei dovuto chiamare Quillfish Fugu e non Fugo. Sono stupido, lo so. Blissey invece si chiamerà... Vi prego, è bellissimo come nome, ok? Oh, oh. Ok, allora, direi che posso usare un po' Cara. Non ci conviene a metà vita, vero? No, in realtà posso ancora usarla un po', però va bene, sì, usiamo un po' Cara. Ok, lottiamo con Cara, la mia cara Pokémon di tipo acciaio. Ok, basta.
Allora, penso di lottare contro lei, un'altra persona e poi di interrompere l'episodio. Dusk Noir, livello 7. Allora, tipo acciaio ancora OP in questo gioco. Oscuro tuffo. Stramo. Ciao cara. Ciao ciao cara. Abbiamo perso il nostro primo Pokémon. La vendetta sarà dolce. Vai, Spaghetti! No, seriamente, mi dispiace un sacco però, perché Kara era un Pokémon bello, ok? A me piace un sacco. Voi non sapete quanto mi piace a me Aggron, però, ahimè. Sarebbe arrivato prima o poi. Non pensavo così presto, visto che su Pokémon X mi è arrivato... La prima sconfitta l'ho avuta quando? All'episodio mi sembra 15, quindi non mi aspettavo che all'episodio 3... Vabbè, oramai. Sconfitto Landon. Sì, lo so, è strano. Cara. Mia cara. Depositiamo. Sposta Pokémon. Abbiamo ancora una bella scelta, eh. Fugo è un po' brutto come nickname, però. Cara. Allora. Non voglio liberarla. La metto nel box. Ok? A me non piace liberare i Pokémon durante le Nuzlocke, però mi dispiace davvero un sacco. Kara, sarei sempre nei nostri cuori. Se solamente ti avessi allenato giusto un po' di più, avresti retto. Ed è colpa mia. Ah no, aspetta, ora posso però ritirare Pokémon. Che ci conviene usare? Vediamo un po' le mosse e le abilità. Scioltezza, siccità e idratazione, ok. Minimizzato, segnoraggio e vampata, coliomorso. Alternis, benvenuto nel team. Ok, perfetto. Quindi, non abbiamo ancora finito in realtà. Spero che non vada KO Alternis con un colpo solo. Però, sì, torniamo un attimo nel percorso a nord di Giubilopoli, perché voglio affrontare almeno quest'ultimo allenatore, ok? Interromperò a breve l'episodio, ma voglio assolutamente finire almeno la parte prima della grotta, per chi sa. Ok, Crystal Manager che manda in campo Wooper. Vai, Alternis! Hunchcrow. Andiamo con minimizzato. Oh sì. Pensavate davvero che io non avrei abusato di precisioni ed elusione? Come no? Signoraggio. Laser. Ok. E danno lo faccio comunque. Tritartigli. Possibilità più alte di brutto colpo sono solo io. No, non era quello. Boh, non lo so. Signoraggio un'altra volta. Ciao ciao Wooper. Mi chiedo se io possa... Ditemelo voi, ok? Per adesso ovviamente sto registrando un po' in anticipo, quindi ancora non lo so. Però ditemi voi se posso allenare alcuni Pokémon off camera, non di troppo, onde evitare quello che è successo con Kara. Pokémon che non posso catturare! Wildrain! Oh mio Dio, posso fare fuga, vero? Sì, ok. Quindi, io adesso vi saluto e noi ci vediamo nella prossima parte di Pokémon Platino. No, a quanto pare no. Mi ero dimenticato che c'era un'altra allenatrice. Bene. Quindi Nidoran maschio, ok. Femmina. Ok. Alternis. Vampata. Vai, brucia. Non lo manderò mai KO in un colpo solo, ma danno lo faccio, vero? E invece sì, perché Alternis è forte e dovrei fidarmi di più dei miei Pokémon. Ok. Quindi io adesso vi saluto e noi ci vediamo davvero nella prossima parte di Pokémon Platino Randomizer Nuzlocke. See you next time, baby.